Ciao, ben ritrovate. Allora, oggi andremo a realizzare, scusate, un'idea di riciclo. Vi ricordate i pezzi di foamy che vi avevo detto di non buttare? Ebbè, eccoli qua. Io ne ho ritagliati un po', ho tolto veramente quelle cose che erano finissime perché poi avrò delle difficoltà nel fissarle con la colla a caldo e ho ritagliato tanti piccoli pezzi. Qui davanti a me il colore argento, il verde, l'azzurro, il dorato, un po' di nero e il rosso che è qui a fianco. Non so se riuscite, ecco qua. Allora, questi colori, a parte il nero e il verde, sono il resto delle creazioni che abbiamo fatto delle nostre sfere, della sfera tonda, vi ricordate? E degli appendini. Io ho realizzato con l'azzurro, il grigio, il rosso e il dorato. Vabbè, poi vi servirà un fiocchettino di color rosso o qualsiasi altro colore adatto per una femminuccia, degli occhietti. Io nel mio caso ho questi qua, sono molto carini, sono di quelli che si spostano, che si muovono. E poi un fiocchettino, io in questo caso l'ho preso color argento e degli occhietti per maschietti. Sarà un progetto molto carino, molto molto bello da regalare ad un'amica, ad una compagna, alla mamma, insomma, un progetto molto bello. Una candela e la nostra mitica colla a caldo e un vasetto in vetro. Accertatevi che la grandezza del vasetto sia ideale per mettere la candela. Non vi preoccupare se è alto, io l'accendo e di norma la faccio cadere. Quindi ci entra. Sarà solo questione di magari quando l'andrate, se avete uno più piccolo, più basso, va bene, è anche migliore di questo. Ok, allora cosa andiamo a fare? Andiamo semplicemente a fissare i nostri pezzi di foamy sul nostro lavoro. Non c'è come dire, una linea da seguire, dei colori da seguire, è a vostra scelta. Cercate di mettere meno rosso, diciamo, dalla parte femminile e un po' di più sulla parte maschile perché abbiamo il fiocchettino rosso, ma questo lo potete decidere voi. Come ci regoliamo la metà? Allora, qui abbiamo al lato del nostro vaso in vetro, vedete, una linea sia da un lato e dall'altro. Quindi in base a questo ci possiamo regolare di come scegliere la metà. Ecco, il sopra lo lascerò libero, lo andrò a fissare con dei pompon o con un po' di filato, andiamo a vedere un po'. Allora, iniziamo il nostro lavoro. Io incomincio da questa parte. Non so cosa ne uscirà perché lo sto facendo adesso insieme a voi, quindi andrò semplicemente a mettere un po' di colla a caldo e a fissare il primo pezzo. Mettetelo così, mettetelo veramente come vi piace a voi. E poi continuerò così come mi viene, nel senso che non ho una linea da seguire, non ho un colore da seguire, veramente. Lasciate comunque tra di essi un po' di spazio perché una volta che andremo ad inserire la nostra candela avremo quell'effetto dello spazio che ci regalerà quei disegni vicino alla parete. Quindi non lasciate veramente un pochettino di spazio tra di essi. E continuate a fare questo in base a come volete. Voi unite i colori che vi piacciono, le varie forme. Guardate, veramente io vado a caso, non sto seguendo nessun tipo di procedimento particolare. Se avete dei pezzi un po' più grandi, logicamente metterete un po' di colla in più ai lati. Quindi facciamo questo. Una volta terminato, io vi faccio vedere il mio e poi continuiamo la nostra creazione. Allora, io ho terminato il mio rivestimento. Io l'ho chiamato rivestimento perché comunque siamo andate a rivestire appunto il nostro vasetto con i pezzetti di foamy. E come potete vedere, ne sono rimasti ancora tanti. Credo che con questi altri pezzettini se ne possono ricavare altri due. Allora, fatto questo,
Comunque non li gettate via, potete rivestire anche delle palline di polistirolo, insomma, delle palline trasparenti e tante tante altre cose. Allora, il risultato è molto carino. Vi avevo detto prima che avrei usato un filato per rivestire comunque il sopra e vado ad usare lo stesso filato che ho usato, scusate il giro di parole, per creare la mia sfera, bensì il Brasilia. Vi lascerò casomai il link nelle box info, questo bellissimo filato. Vado semplicemente a fare dei giri, lo vado a fissare qui, poi vado a fare dei semplici giri, puntando ogni tanto, fissando ogni tanto con un po' di colla a caldo, giusto per, vedete? Metto un po' di colla a caldo qui davanti. E faccio dei giri per rivestire il tutto. Se voi lo volete rivestire con altro materiale oppure con il foamy stesso, lo potete fare senza problemi. Io vi dico sempre, io vi pongo le idee e magari voi poi potete modificarle a modo vostro. Quindi io andrò a fare, a riempire per bene l'orlo del vasetto e poi ci rivediamo dopo. Terminato anche questo. Vedete quanto è carino? Mi è venuta in mente una cosa veramente molto, molto bella. Lo chiamerò il vasetto Arlecchino perché sembra veramente il vestito di Arlecchino. Quindi è un'idea carina anche da regalare nel periodo di carnevale. Mi è venuta così e ve la sto dicendo in modo molto sincero. Sapete, io sono una persona molto spontanea, quindi ciò che mi viene in mente vi dico. Allora, andiamo ora a posizionare. Scegliamo il colore, andremo a mettere, questa è la metà, in questo punto, magari qui, il nostro fiocchettino, o qui, vediamo un po', io faccio delle prove tecniche insieme a voi, qui andremo a metterci gli occhietti, quindi gli occhi li andiamo a fissare su. Ma siccome mi piace questa decorazione, non voglio nasconderla e cercherò di posizionare il fiocchettino qui, in questo punto. Ok, allora in questo punto ci metterò il fiocchettino con la caldo. Il mio fiocchettino. Qui c'è un cane che abbaia, non è il mio, non so di chi è. Oh, mi sono incollata anche il dito. Ok, e fissiamo i nostri occhietti qui in alto. Se voi li volete mettere in un altro punto, non c'è problema. Uno e due. Uno. E due. Guardate, le mie dita sono tutte piene di colla a caldo. Ed eccolo qua, guardate quanto è carino. È fissato per bene. Ok, al lato opposto, quindi in questo punto andremo a mettere il nostro fiocchettino rosso. Vediamo un po' qui. Ok. Quindi un po' di colla a caldo anche qui. Devo aggiungere l'altra stick perché si è finita, altrimenti non ho. Ok, non mi viene giù la colla. Quindi un po' di colla a caldo, fissiamo il nostro fiocchettino. Ok, io ci premo su con la forbice perché le mie dita stanno bruciando. E ora mettiamo i nostri occhietti, come abbiamo fatto prima, uno e due. È un'idea veramente molto carina per riciclare ciò che noi di norma buttiamo e siamo arrivati in un mondo dove si butta facilmente tutto ed è veramente un peccato perché si possono realizzare tantissime cosine. Vediamo un po'.
Il tutto si è fissato molto bene e guardate un po' quanto è simpatico il nostro lavoretto. Vediamo se riesco a farvelo vedere allontanando anche un po' i nostri. È veramente molto carino. Guardate, qui è la parte della signorina. Voltiamo e abbiamo la parte del signorino. In questo punto però vedo che il fiocchettino è veramente molto chiaro, quindi andrò a mettere un pezzettino di fondi in questo punto per rendere comunque più visibile. Vedete, io faccio tutto sul momento, io magari vedo ciò che non va o ciò che a me non piace, vado a modificare al momento. Sempre che le mie dita vengano via. Ok, vado a tagliare la parte superiore perché è in più e il gioco è fatto. A me piace più così, non so a voi, però a me piace più così. Ok, mie care amiche, abbiamo terminato anche questo, come dire, questo arlecchino, questo vasetto arlecchino. Io sto notando che qui c'è uno spazio maggiore, ma non importa, perché comunque avremo il riflesso della luce. Non so se riesco a farvelo vedere in quanto è giorno, quindi non avrete quell'effetto che farà la sera, ma vi garantisco, io ne ho fatti degli altri, non in questo con questo tipo di lavorazione, ma all'uncinetto, e danno veramente la sera un effetto enorme. Ok, mie care amiche, come al solito io vi ringrazio e ringrazio tutti. Ci vediamo prestissimo con un nuovo video e mi raccomando, non buttate ciò che si può riutilizzare, creando delle cose meravigliose, carine, veramente come in questo caso, molto veloci da fare, e a coloro che lo andrete a regalare, sicuramente avrà un effetto veramente utile. Non sto trovando le parole giuste per non associamo il riciclare al termine buttare, no, ma possiamo dare vita a delle nuove creazioni, a dei nuovi oggetti e creare veramente qualcosa di unico. Ecco, io sapete, mi esprimo nel modo in cui, come dire, nel modo in cui penso. Ecco, penso ed è veramente peccato buttare tutto. Cercheremo di farne qualcun altro con delle cose particolari, diverse, insomma, non buttate via gli avanzi del Fommi perché vi ritorneranno utili. Un abbraccio a tutti, ci rivediamo prestissimo.